Salve ragazzi, benvenuti al vlog numero 6. E oggi ho deciso di fare un video veloce nel quale parlo dei jerk più devastanti in assoluto che ho io. E voglio parlare di 5 jerk. 5 jerk che non potrei mai lasciare a casa, che devo sempre obbligatoriamente avere in cassettina. Se lo perdo, obbligatoriamente lo devo andare a riacquistare, perché questi veramente sono gli artificiali che mi hanno dato in assoluto più catture da quando faccio spinning, che si parla di da 10 anni a questa parte, per quanto riguarda Serra e Barracuda, ma soprattutto Barracuda. Partiamo dal quinto. Al quinto posto abbiamo il 190 in questa colorazione. Vediamo se riesco a farvelo vedere in questa colorazione qui. Monmouth 190, sia spin. Questo è un colore che di giorno, a fine pescata, sull'albeggio, quando comincia a far giorno, che sull'ultimi lanci, diciamo, per quanto riguarda la Barracuda, anche se non è una regola, si sa, può capitare anche al giorno più tardi, però insomma, in linea di massima, ho visto che da 10 anni a questa parte, se trovo un barracuda durante la mattinata col sole e tutto, lo trovo il jig. Mi può essere capitato oggi, ma pochissime volte. Comunque, questo lo uso a giorno, lo lancio sempre, e è tra quelli che mi ha fatto catturare di più questa colorazione qui, in quelle condizioni di luce. Poi, quarto posto ci metto il Tide 175 Flyer, colorazione è questa, micidiale ragazzi, argentato con la testina rossa, micidiale. Con questo ho catturato sia sul cambio di luce sia a giorno, micidiale. Questo l'ho dovuto ricomprare, infatti è nuovo praticamente, perché l'ho perso e non potevo fare a meno di ricomprarlo. Questo è micidiale anche. Questo lo metto al quarto posto. Bellissimo, bellissimo. Poi, terzo posto. Qui la gara si fa dura. Al terzo posto ci metto sempre 190 bianco e giallo, GLVG. Se non mi sbaglio, anche questo non si sa quanti pesci ha preso. 190 su questa colorazione non si sa, specialmente a buio, buio, notte inoltrata, senza luna, scogliera naturale, senza un filo di luce. Questo è micidiale. C'è chi mi dirà che sono meglio colori scuri, il nero. Io ragazzi, parlo in base alla mia esperienza, non posso dire, cioè proprio non, assolutamente, non, secondo me non c'è storia. Poi certamente sono, magari un artificiale lo lanci di più e le probabilità aumentano, cioè è difficile fare, però i risultati l'ho avuti. Le volte che ho fatto delle prove con colori più scuri e tutto, non ho avuto risultati, quindi ricado sempre su questi, e non mi hanno mai deluso fondamentalmente. Poi, secondo posto, ci metto Tide 175 Flyer, ragazzi, bianco e giallo. Bianco e giallo. Questa è la versione nuova, non so quante sarà, forse un paio d'anni, tre, boh, non lo so, che è uscito con la paletta rinforzata e tutto, è diversa. E un tempo avevo la prima versione, che fondamentalmente poi sono uguali, cambia l'occhietto, cambiano gli occhietti. Comunque anche questo di notte, cambio di luce, micidiale, anche sulle palamite, ma Barracuda e Serra senza ombra di dubbio. Al primo posto, ragazzi, questo è proprio un must. Questo è un artificiale che non ha uguali, secondo me.
non ha uguali. 190 Biancaraccio, RB se non erro, la sigla del colore, questo è micidiale. Questo ha catturato di notte, cambio di luce, giorno pieno, mattina inoltrata, palamite. Questo lo metto al primo posto perché senza di questo non, assolutamente, non esiste, non esiste. E poi vabbè, ci possono essere anche altre colorazioni. C'è il GBA, anche il GBA mi ha dato ottimi risultati, sempre del 190. Comunque, in linea di massima, questi sono, è la top 5, diciamo, è la top 5. Soprattutto, come ho detto all'inizio, per quanto riguarda Barracuda, anche se era una Barracuda micidiale, io senza questi 5 artificiali in queste colorazioni non potrei stare. Se lo perdo, lo riprendo subito perché, anzi, il 190 ce n'ho due, per dire, il bianco e il giallo ce n'ho due, qualche doppione ce l'ho, anche il tie, bianco e giallo, qualche doppione ce l'ho, sempre per averlo a disposizione perché non posso assolutamente farne a meno. Comunque, il primo è il 190 bianco e arancio, col colore ARB, quello è stato l'artificiale in assoluto che mi ha dato più catture. Da 10 anni a questa parte, forse anche più, che faccio un po' di pesca. Ora ho un po' rallentato perché insomma mi sono appassionato allo shore, cerco di dedicarmi più a quella. Prima era tutta una levataccia, facevo le nottate a Barracuda, Serra, poi facevo l'alba e finita lì. Ora invece sì, mi muovo, vado all'alba, cerco di fare il cambio di luci per essere già sul posto, pronto e tutto. Quindi insomma il jerk lo tiro, il barracuda lo vo' a cercare in quel momento lì, però sono più concentrato sul discorso poi di fare la mattinata, essere in condizioni fisiche perfette e fare shore. Quindi ho un po' rallentato per quanto riguarda lo spinning classico al barracuda, al Serra, negli orari sua. Però niente, mi andava di fare questo video perché stavo mettendo a posto la roba, appunto cerchi, guardavo un po' se c'era da cambiare qualche ancoretto, ho detto sai che c'è, facciamo un video, magari qualcuno mi può anche essere utile, il discorso delle colorazioni, poi quello è una cosa personale, questo per quanto riguarda la mia esperienza, poi c'è gente che pesca con artificiali scuri, neri, ci prende di notte, anzi tanti sostengono che sia meglio un colore scuro di notte. In effetti potrebbe essere anche così, per un discorso di contrasti di colore col cielo, luna, cose varie, però io vi parlo con la cioè in pratica, io risultati l'ho avuti così. Poi potrà cambiare da spot a spot e via discorrendo, quello non si discute, sempre un discorso di esperienze personali. E niente, il video è finito, vi volevo dire accennare qualcosa sulle live, ho cominciato a fare qualche live così su YouTube, proprio diciamo live cazzeggio, perché non, col telefonino non la qualità è quella che è tutto, però insomma ogni tanto cerco di fare anche qualche live, sì, ora gli iscritti sono pochissimi, per l'amor del cielo, il canale non è conosciuto e niente, quindi però tanto quando non so cosa fare e tutto mi diverto anche, quindi non c'è nessun problema. E niente, dai, il video è finito. Mi raccomando, iscrivetevi. Like se il video vi è piaciuto, dislike se non vi è piaciuto. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.